rispetto alla Juventus, partita che inizia in questo momento proprio con la Juventus che dà il calcio d'inizio e come al solito fa partire l'azione. Arrivano delle grida abbastanza importanti alla panchina, andremo tra pochissimo a Gio Giacalone per farci raccontare chi non è soddisfatto della manovra dei suoi. Ottimo il movimento di Meneghini, profondo per Di Pardo che va a cercare Olivieri, arriva il gol della Juventus, grandissima azione da parte dei bianconeri e arriva anche un grandissimo gol. Bel gol, ma troppo facile, con i tempi adeguati, vedete, erano i 3 contro 1, troppo facile per il giovane attaccante della Juve. Sì, poi giusto, forse anche un po' polemico. Di quelle che sono le sbavature difensive dell'Udinese, intanto a te. Attenzione a Meneghini, Meneghini pallone sul sinistro, pensa al tiro, diventa quasi un cross. C'è in zona anche Varesanovic a dar fastidio, parte proprio lui, Caligara col sinistro, pallone che scende troppo tardi, ma non credo che abbia colpito la traversa, esatto, no. C'era stata una situazione un po' particolare. Va bene Ermacola, poi anche qui sbaglia, però attenzione, torniamo in commento, chance per la Juve con Muratore, pallone di nuovo per Olivieri che va addirittura a colpo di tacco. Ermacola va profondo, molto bene per Kubala, vediamo cosa inventa Kubala. Kubala, l'occasione per l'Udinese, Juventus che però è già dall'altra parte. No, una palla scoperta gestita malissimo dall'Udinese. Olivieri è andato occhi negli occhi con Pizzignacco, l'ha superato, 2-0 Juve. Torniamo ai problemi difensivi di prima, emotivo e anche di voglia, devi farlo vedere. Varesanovic profondo, chiude bene Zanandrea, poi Brunetti che spreca un'occasione grande quanto una casa. Zanandrea che chiama in causa Muratore, profondo anche qui, libero Di Pardo, deve fare gli straordinari. Già battuta, non è che viaggia nella zona di Vasco che... Ermacola, non bene, non bene anche la Juve, però spera che in qualche modo arriva a Vedova. Vedova va da solo, c'è Mallè lì in zona, servito adesso. Mallè prova a liberare il sinistro, sfera che arriva nella zona di Paolucci, poi Varesanovic, il gol, anzi non è Varesanovic, è stato Cagliazza. Cagliazza ha trovato la rete del 2-1 in insolita proiezione offensivo. Cagliazza ha caricato il destro, così così Loria e Udinese che adesso ha 120 secondi per provare a rimettere in piedi una partita incredibile. Male di Nabil Jadi, prova a cercare il fondo lui, Jadi alza questa sfera per Varesanovic, attenzione a Vedova che è da solo, Vedova col destro, la palla resta lì, ancora a danzare Vasco, è incredibile l'intervento di Vogliacco. Azione per l'Udinese di pareggiare una partita incredibile, Mallè finisce qui, vince la Juventus per 2-1. Ma che paura nei minuti concreti.